in collaborazione con Le 20.30 in punto, buonasera, ben ritrovati. Ultimo appuntamento della settimana con Zona Mista News. Domani pomeriggio a Pescara i Granata saranno di scena allo Stadio Adriatico contro l'11, contro il Tridente, contro la storia passata, recente, di Zenek Zeman, anche e soprattutto a Salerno. Colantuono, dopo i fiumi di parole, anche di stoccate riferite al mercato e agli obiettivi, conferma l'emergenza a centrocampo. Signorelli è stato provato ma non ce la fa, cambia spartito tattico domani contro il Tridente di Zeman, sarà 3-5-2 con un solo dubbio a centrocampo, ironia della sorte, proprio il reparto che maggiormente lamenta defezioni di vario genere tra squalifiche, infortuni e indisponibilità o incapacità degli interpreti a giocare in un determinato tipo di modulo. Dal 3-4-3 si passa al 3-5-2, il tutto contro il Tridente di Zenek Zeman. E a proposito di Tridente, abbiamo voluto fortemente che fosse qui, sia perché è un discepolo di Zenek Zeman, sia perché è un profeta del Tridente. Buonasera Raffaele Novelli. Buonasera. Mister, allora, so che tu sei insomma in filo diretto, a stretto contatto con Zeman, come vive queste partite, insomma è glaciale Zeman, delle tante squadre che ha allenato, la Salernitana è una delle tante? Sì, sicuramente la vivo come sempre, anche da ex, in un modo tranquillo e sereno, anche se poi alcune voci che il suo futuro dipende da questa partita, penso che non sia così e penso che possa essere una buona partita per entrambi. Una partita che ti aspetti sarà giocata come? Vabbè, da parte del Pescara la stessa, perché non ci sono altre strade percorribili. Salernitana non penso che possa giocare di nuovo con un 3-4-2-1. Se gioco col 3-5-2 penso possa avere una compattezza diversa, però poi a mio avviso i tre difensori centrali dovranno giocare con una sola unica punta, che è Pettinari, 3-1, si perdono 3 centrali per una sola punta centrale, ecco. E avere i quindi che giocheranno l'1-1 con gli esterni, alti del 4 del Pescara. E proprio da questo punto di vista potrebbe esserci insomma una zona d'ombra in quel reparto di campo, soprattutto se la Salernitana dovesse abbassarsi a 5, insomma avrebbero più spazio anche i terzini del Pescara. Il problema che del 3-5-2 a mio avviso è che quando riparte, quando c'è i quindi molto bassi, non hanno gamba per poi alzarsi e ripartire, no? Devi ripartire con la punta centrale e con l'uno che gioca dietro. Sicuramente giocheranno con uno dietro l'Asiano in verticale, che andrà a prendere il vertice basso del Pescara. Però poi il 3-5-2 fa fatica a mio avviso a ripartire con i quindi perché sono molto bassi. Di fare un lavoro di più le mezzali del 3-5-2 e con la punta centrale e con l'uno in verticale, uno dietro, ecco, questo sarà un pochettino la possibilità di ripartire della Salernitana, nello stesso tempo dove, insomma, a mio avviso il punto forte del Pescara possa essere a creare il 3-1 o il 3-2 in fascia, perché c'è il quinto che viene sostenuto a mio avviso, secondo me, dalla mezzala, e con i tre che stanno basso e stanno alto e mezzala del Pescara, che possono creare superiorità. Sì, o 3-1 o 3-2. Prima dicevi nel tuo primo intervento, mister, non credo, e hai ragione, perché insomma lo ha confermato, lo stanno confermando le indiscrezioni di questi giorni, anche stamattina, non credo che possa riproporre il 3-4-2-1 o il 3-4-3, ma giocherà 3-5-2. Questo per l'emergenza centrocampisti o a tuo avviso perché incapaci in questo momento i giocatori disponibili di poter giocare a due in mezzo al campo o per l'avversario? Ma penso che sia anche per l'avversario, perché dovrebbe accettare giocare il 3-3 dietro.
a mio avviso possa avere più vantaggi il Pescara e allo stesso tempo conoscendo un po' Colantuono negli anni passati, nella sua storia, dove lui diciamo è prevalso di più il 4-4-1-1 nella sua, diciamo, il suo percorso, sì, della squadra che ha allenato, che secondo me, a mio avviso, il 4-4-1-1 è un sistema che possa contrapporsi con dei vantaggi con il 4-3-3. Ecco, a mio avviso, quando ho incontrato squadre che giocano 4-2-3-1, 4-4-1-1, ma quei 4-4-1-1 più di copertura, ecco, di attesa, hanno lasciato pochi spazi. Ecco. Però in questo momento la Salernitana, come dicevi tu, sei d'accordo, non ce l'ha. Ma potrebbe avere dei calciatori, però sicuramente l'allenatore conosce meglio le caratteristiche, la vive durante la settimana, poi molte volte puoi avere le caratteristiche, però è un aspetto fisico che viene da infortuni, certo. E allora poi devi cercare di trovare una soluzione dove possa in quella partita avere dei vantaggi. E allora, abbiamo provato a dare i numeri, non in senso lato, ma numeri di schemi, di tecnica, di alchimie tattiche. Vediamo il servizio che ha preparato Nicola Roberto su quella che sarà la probabile formazione che domani pomeriggio scenderà in campo all'Adriatico di Pescara contro Zenek Zeman. In riva all'Adriatico senza diversi elementi, ma anche senza paura. Stefano Colantuono vuole una squadra aggressiva e protesa alla ricerca del risultato attraverso il gioco, nonostante le assenze. Costretto a rivedere ancora una volta il modulo, il trainer laziale proverà ad ottimizzare le risorse a disposizione. Cambi obbligati nel modulo e negli uomini, magari qualche staffetta messa in preventivo per provare ad ottenere da tutti gli effettivi a disposizione il massimo. A centrocampo mancherà Ogier, mentre Signorelli e Della Rocca, pur convocati, non sono al top. Il primo convive con problemi muscolari, il secondo è alla ricerca della condizione migliore dopo un lungo periodo di lontananza dal campo. Della Rocca non gioca in campionato dalla partita col Parma dello scorso settembre. Signorelli si è fermato dopo la partita di Terni. Ogier si è infortunato contro il Carpi e Ricci sconterà domani la sua terza ed ultima giornata di squalifica. In attesa del transfer per Hack Pro, che deve comunque migliorare la condizione e prendere nuovamente confidenza con il rettangolo verde dopo oltre un anno senza gare ufficiali, domani Colantuono dovrà fare con quello che ha. Ed è poco, almeno dal punto di vista numerico. Minala dovrebbe giocare davanti alla difesa con Zito e Chini ai suoi lati. Il piano B potrebbe essere rappresentato dall'inserimento in extremis di uno tra Signorelli e Della Rocca, con l'impiego di Zito a sinistra. Sulla fascia Mancina potrebbe agire Vitale, apparso in debito di ossigeno nelle ultime uscite. In settimana Colantuono ha studiato pure l'alternativa all'esternana. Pucino e Popescu sono stati allertati. La coperta cortissima e mediana però dovrebbe indurre il tecnico a non stravolgere ulteriormente la squadra. Schierando un centrocampista in più, infatti, Colantuono dovrà già cambiare qualcosa in attacco, rinunciando inizialmente ad uno tra Rossi e Palombi. Il ballottaggio tra i due laziali è apertissimo. L'unico sicuro di una maglia è Sprocati, che dovrà adattarsi al ruolo di seconda punta, provando a prendersi la scena, spaziando su tutto il fronte senza dare riferimenti precisi agli avversari. Contro un Pescara a secco di punti e di gol da due turni, la Salernitana dovrà essere attenta e concentrata per non concedere troppe occasioni agli adriatici, che all'andata commisero l'errore di dare per acquisita la vittoria, rischiando addirittura di perdere nel finale. Un girone dopo, Pescara e Salernitana si trovano nuovamente di fronte e quasi possono specchiarsi l'uno nell'altra, visto che le difficoltà e la delusione per una classifica non proprio in linea con le ambizioni confessate a bocce ferme sono più o meno simili. In riva all'Adriatico avevano pensato a Colantuono in caso di esonero di Zeman. L'ex trainer del Bari è ora sulla panchina della Salernitana e proverà a fare lo sgambetto al suo maestro, perché il campionato è nella sua fase decisiva ed ogni punto vale oro, ragion per cui non si possono fare sconti né si possono perdere altre occasioni. No sconti, dice Nicola Roberto. Le ultimissime da Pescara, dal ritiro della Salernitana nel piccolo centro abruzzese alle porte di Pescara, dicono che c'è un dubbio soltanto a centrocampo tra Chin e Della Rocca, mentre in attacco, fugato il campo da ogni equivoco, dovrebbe essere la coppia Sprocati-Palombi a provare a infastidire la retroguardia del Delfino. Vediamo la clip della probabile formazione, la commentiamo con Raffaele Novelli, il tecnico ex Granata, che in tanti vorrebbero di nuovo sulla panchina della Salernitana. Poi avremo modo di leggere i messaggi.
3-5-2 con Radunovic tra i pali, Casasola, Schiavi e Monaco all'esordio dal primo minuto con la maglia della Salernitana. Pucino, io ho messo Chin, Minala, Zito, Vitale, Palombi, Sprocati. Mister, questo è il 3-5-2. L'unico dubbio che, insomma, in un certo senso, forse anche per tenere un po' tutti sulla corda, almeno i due centrocampisti, Colantuono stamattina nella seduta di rifinitura ha provato Della Rocca al posto di Chin e errato, nel senso che Chin sarebbe la vittima a sacrificare, ma l'impiego di Della Rocca, che ricordiamo non gioca da 4 mesi, comporterebbe un valzer di pedine nella zona nevralgica, cioè Della Rocca andrebbe centrocampista centrale, playmaker, Minala dirottato sul mezzo destro, Zito confermato mezzo sinistro, Pucino e Vitale sugli esterni. Le due alternative sono di natura tattica, di esperienza, ma anche fisica. Della Rocca non gioca da 4 mesi e probabilmente lo vuole centrale anche perché coperto da Minala e Zito. Chin non è una mezzala ma è più un trequartista, è giovane però ha gamba e insomma ha tutto il rodaggio fatto con la Salernitana. Ma Della Rocca, penso, dopo tanto tempo che è stato fuori, i ritmi è a Pescara, esatto. Conoscendo come l'intensità che hanno e l'aspetto fisico, penso che sia più, a mio avviso, un giocatore che possa subentrare un pochettino nella seconda parte, però poi dico sempre, l'allenatore ha il termometro, l'aspetto importante di decidere, vedere se a gamba si ha possibilità di poter sostenere quell'intensità. Molti ragionano, parte dall'inizio dove arriva oppure subentra negli ultimi 20-30 minuti. 30 minuti, ecco, sono delle scelte che si fanno tenendo già poi l'alternativa pronta, certo, in caso, se partendo all'inizio, al 60-65. Però questa soluzione della partita in corso poi è anche figlia del risultato che è maturato nel corso della partita. Sì, questo sì, senz'altro. Poi c'è Kin che secondo me può fare sia l'uno dietro in verticale, potrebbe giocare, ma sicuramente penso in orizzontale tutti e due, Palumi e Sprocati non giocheranno in orizzontale, uno dei due giocherà in verticale. Quindi dietro, secondo te sarà un 3-5-1-1? Ma è perché c'è da lavorare sul vertice basso. Quindi del Pescara, come probabilmente tutti, Sprocati andrà a prendere il vertice basso del Pescara. Vuol dire in fase di non possesso, anche se in fase di possesso possono giocare in orizzontale, in non possesso si devono mettere in verticale, perché il vertice non esce la mezzala a prendere il vertice, certo, basso, ma l'uno che dovrebbe essere uno dei due attaccanti. L'uno dietro. E secondo te chi dei due lo dovrebbe fare? Sprocati? Io ho un'altra idea. Mi piace tanto, ho detto sempre, Rossi, che lui è uno dei migliori attaccanti della B, in quella fascia di età, e può crescere tantissimo, però se sono i due perché secondo me vuole ripartire a giocare quando si alza il Pescara, si attaccando gli spazi, sono due giocatori che li possono attaccare, ma anche Rossi ha gamba per attaccare gli spazi, che è bravo a giocare contro i quattro in avanti e creare spazio per gli altri, ma anche per lui, per cercare le profondità. Infatti ti avrei chiesto se condividi la scelta, perché di Sprocati siamo sicuri della maglia da titolare, il ballottaggio era proprio tra Rossi e Palombi e pare l'abbia spuntata Palombi, giusto così? Ma io ho un'idea come intendo il calcio, che sono diverse, la verità non c'è, però dico che Rossi, a mio avviso, è un giocatore che crea difficoltà agli avversari. Si è visto nella prima gestione con Bollini sì. E anche adesso è oltre, secondo me, messo in condizioni in un certo modo, è uno che può fare un potenziale da 15-20 gol a campionato, a mio avviso. Addirittura? Come l'idea, come intendo io, perché certo, è un giocatore che più ti avvicini porta, più gioca nell'altra metà campo, è un giocatore più che, oltre bravo a creare spazi, ma sa andare dentro pure. Prima di andare in pubblicità e ancora prima di evadere qualche messaggio da casa, a proposito di uomini, di giocatori, mi fa piacere che ne parlavamo fuori onda, non sapevo, Raffaele Novelli, che è uno che gira tantissimo i campi di calcio nazionali e internazionali, ha avuto modo di conoscere e di vedere all'opera ACPAC Pro e ha tessuto praticamente le lodi di questo giocatore, che però, ricordiamo, fermo da un anno e un mese.
insomma, ci vuoi fare anche a beneficio dei telespettatori, dei tifosi di Granata, un identikit del giocatore? Ma io l'ho visto giocare in Francia e col Toulouse, e un giocatore mi è sempre piaciuto. È un giocatore che ha fatto sia l'esterno basso, ha fatto l'esterno alto e ha fatto una mezzala e anche uno dei due mediani dentro. È un giocatore che... Un jolly? Sì, che è un giocatore che pure ha una buona velocità, bravo tecnicamente. Questo è un nazionale, ha giocato in nazionale nel periodo che c'era Drogba. Ligoriana? Sì, sì. Nazionale della Costa d'Avorio. E insieme, che è iniziato a Toulouse, che hanno fatto l'anno, il primo anno, se non erro, un ottimo campionato con Serge Aurier, che è il terzino del Tottenham, sì, che è anche della Costa d'Avorio, hanno in nazionale insieme. E il periodo a Toulouse, buono. Poi non so il motivo perché... Ha avuto dei problemi fisici, non un so. Giocatore che però li ha buttati alle spalle, da un anno e un mese fermo. Quanto ci vuole per te, mister, per rivederlo? Allora, l'africano la forza non la deve allenare, perché ce l'ha naturale. Gli aspetti degli africani è un aspetto, anche se lui, se non erra, passaporto francese pure, è cresciuto in Francia, per questo le conoscenze, perché in Francia sia a livello tattico che fisico lavorano molto bene. Il discorso è capire che tipo di infortuni ha avuto, sì, ecco, questo non lo so, ma sicuramente poi, se la Salernitana l'ha preso, vuol dire che nelle visite mediche e tutto passa, passando le visite mediche vuol dire che è idoneo, vuol dire che forse ci vorrà un po' più di tempo. È un giocatore, questo se sta bene è importante, anzi è un buon acquisto per la Salernitana. Io parlo di quello che ho conosciuto nel 2012, 2013, 2014, gli anni che l'ho visto. Cioè fino a 4 anni fa? L'ho visto tantissimo tempo fa, l'ho visto sia in Francia, e poi l'ho visto con la nazionale, mi è piaciuto, buon giocatore. Andiamo in pubblicità subito dopo la seconda parte di Zona Mista News, con l'intervista a fiume, anche questa, di Zdeněk Zeman, che parla del momento del Pescara e naturalmente anche dell'avversario, la Salernitana, il collegamento da Pescara e le considerazioni con mister Raffaele Novelli, che ci ha deliziato, ci ha dato anche un ampio ventaglio sulla Rosa Granata e sull'ultimo ingaggio, che non è stato ancora ufficializzato, ma lo ha formalmente fatto lo stesso Stefano Colantuono. Questo per rispondere a qualche amico da casa che l'altro giorno mi chiedeva: hai detto che ha firmato, però non c'è ancora l'ufficialità. Lo stesso Colantuono ha parlato di mancanza di trasferta, altrimenti lo avrebbe addirittura portato. Pensate come siamo messi a centrocampo. Pochi minuti, subito dopo i comunicati commerciali, di nuovo con noi. 11 minuti alle ore 21 in diretta su TV Oggi Salerno, Zona Mista News, la seconda parte. Pescara-Salernitana domani, Stadio Ariatico, ore 15. Salernitana che cambia modulo, 3-5-2 per l'11 di Stefano Colantuono, 3-5-2 che Zdeněk Zeman, tuo maestro, mister Raffaele Novelli, di nuovo buonasera, definisce più 5-3-2. Fra pochissimo avremo modo di sentirlo, sei d'accordo? Dipende dagli esterni, esatto. Allora faccio un esempio, la Juventus di Conte, quando allenava Cruyff, era un 3-5-2 dinamico con i quindi che erano all'altezza delle mezzali. In Barcellona ti riferisci? Sì, e i quindi erano alti, accettavano, come stava la Juventus, a giocare il 3-3. Molti dicono 3-5-2, ma per me non è 3-5, è un 5-3-1-1. È come dicevi prima di Sprocati, che andava... È un 5, perché in fase non possesso si abbassa, uno dei due attaccanti si abbassa, c'è chi ce l'ha proprio dall'inizio, se gioca sempre in verticale, che gioca il trequartista dietro alla prima punta, oppure chi ha le due punte, la zona debole, si abbassa l'attaccante e va a prendere il mediano. È un 5-3, per questo dicevo prima, giocando a 5 è basso, 5-3. 1-1, 5-3-2 si suol dire, il problema è che poi non riparti, perché i quindi sono bassi, non hanno gamba di arrivare, andare a colla sull'esterno e devono lavorare le mezzali. Per lavorare le mezzali devi avere delle caratteristiche di mezzali dinamiche che vanno fuori a giocare. Che però non hanno le mezzali della Salernitana. Poi, e dipende, se tu imposti la partita in un certo modo, solo di copertura, di attesa e tutto, e poi se la giocano 1-1 dietro e con l'inserimento della mezzala, ma non verso fuori, verso dentro, forse come caratteristica ce l'ha più fuori, andare Kim, che si sa aprire perché ha gamba, ha una buona frequenza di passo. Come mezzala. Come mezzala.
ha la gamba naturale di aprirsi. Ma dovesse essere, perché spesso è stato 5-3-2, mister, contro il 4-3-3 di Zeman, oltre a quella disamina che hai fatto perfettamente finora, non c'è il fatto che la squadra, in questo caso la Salernitana, si allunghi terribilmente? Ma dipende, non è detto che devono stare alti. Stando bassi c'è la compattezza verso il basso. Verso il basso, però poi in ripartenza? E questo ho detto prima, soprattutto passandosi, quindi non riparti in ampiezza, perché la mezzala non ha il tempo di arrivarci. Certo. Gli esterni sono bassi a protezione dei tre centrali, però a mio avviso, come ho detto prima, il 5-3-1-1 perdi con i tre difensori centrali, 5-3-1 perdi praticamente i centrali, perché giocheranno tre centrali contro un solo attaccante che è Pettinari. Sì. E giocheranno i due esterni l'uno contro uno, dove poi il Pescara, come in generale il 4-3-3, se lo fai in forma dinamica, ti va a creare superiorità numerica sugli esterni. Per sbloccare il risultato, il 4-3-3 ha bisogno di giocare in ampiezza fuori, creare superiorità numerica, oppure poi essere bravi con tiri da lontano quando non riesce a trovare gli spazi, oppure su pallina attiva. E allora, vediamo che cosa ha dichiarato Zdenek Zeman alla vigilia, all'antivigilia del match contro la Salernitana, e soprattutto, meglio, nella vigilia, nell'antivigilia c'erano state le dichiarazioni del patron del Pescara, che aveva detto laddove il Pescara non dovesse raggiungere i playoff sarebbe un fallimento. Vediamo che cosa ha detto Zeman. Sì, purtroppo c'è problemi con Crescenzi, che ha 39 di febbre, con Coda che ha problemi vecchi, e Falco che non ha a disposizione. Crescenzi non convocato? No, non c'è. Neanche Proietti? Proietti c'è. È disponibile? È disponibile, anche se no, non ha 90 minuti. Le ultime partite le hanno fatte a 3. Che è più a 5 che a 3, però ho fatto sto 5-3-2, anche se hanno esterni abbastanza interessanti. Senti, 41 parla sempre bene, provarti nel ritiro, gioco pochi giorni fa il centro, insomma, quindi c'è un bel rapporto, però credo che c'è un bel rapporto umano, ma non tecnico, perché non mi sembrano che gioca come Zeman, insomma, mi sembra sempre squadre molto toste, messe bene in campo ma bottonate, pronte a ripartire più che a fare la partita, rispetto invece al tuo credo, o mi sbaglio? Io penso, a parte i rapporti umani, ci sono poi questioni tecnico-tattiche, ognuno la vede come la vede, poi è normale che uno fa le cose in cui crede, lui crede in quello e fa giustamente quello. Ma come te l'aspetti domani la squadra campana? Cioè, come me l'aspetto io, cioè una squadra che viene lì guardinga, molto abbottonata, grande densità tra centrocampo e difesa, e pronta eventualmente a ripartire. Ma lo spartito del match sarà che il Pescara attaccherà e loro si difenderanno. Può essere questo un po' la chiave di lettura, no? Vabbè, io ci spero, poi dipende, loro sono abbastanza aggressivi a metà campo, lasciano pochi spazi, quindi poi il problema è di trovare quei spazi che ci lasciano. Sono discorsi di ogni settimana, per me ogni partita è importante, bisogna cercare di fare il meglio possibile, anche a Frosinone non siamo andati a difenderci, abbiamo giocato la partita, ma io spero che quando si giocano le partite si giocano meglio degli avversari, si vince. Se poi facciamo qualche errore è normale che rimaniamo penalizzati, però fa parte del gioco. Come parli di Sebastiani, tu che dici che se la squadra non conseguisse però sarebbe una... Vabbè, veramente all'inizio diceva diverso, però in questo momento è normale che la voglia di arrivare almeno a playoff c'è. Ci deve essere da parte sua, da parte mia, da parte della squadra. Come ho visto che la squadra ci crede, anche se non basta crederci, poi bisogna dimostrare, però ci vogliamo inserire.
Allora, queste erano le dichiarazioni di Zdeněk Zeman, il solito Zeman, glaciale, però insomma altrettanto diretto nei messaggi. Teme gli esterni della Salernitana e un centrocampo che paradossalmente, mister, proprio domani sarà in emergenza. Gli esterni si riferisca soprattutto a Vitale? Sì, gli esterni bassi sì, si riferisce a loro, sia a destra che a sinistra, anche perché l'altra volta penultima partita in casa, l'esterno a destra... Casasola o Pucino? No, Pucino. Ha una buona gamba, sì. È un giocatore che in ripartenza, se si trova sulla parte medio-alta, vedendo a campo aperto, a gamba per arrivare. A mio avviso Pucino è in questo momento il giocatore migliore della Salernitana per rendimento. Pucino e Vitale dall'altra parte sono due esterni che a campo aperto... Possono fare male. Sì. Senz'altro. Sulla mediana saranno giocatori diversi, penso, certo, rispetto alle altre partite. Vediamo la probabile formazione del Pescara, la commentiamo con mister Novelli. Capone ci sarà, ma parte dalla panchina. 4-3-3 standard per il Pescara. Fiorillo tra i pali, Balzano, Campagnaro che ce la fa e sarà regolarmente in campo al fianco di Perrotta, con Mazzotta sull'out Mancino, Balzania, Carraro e Brugman in mediana, Yamga, Pettinari e Mancuso a comporre il tridente offensivo. Chi temi di più, Raffaele? Ma non è questione del singolo, qua è questione di organizzazione di gioco. Riuscendo a far gioco il Pescara dal basso, se vedete la partita che a Salerno, quando usciva a giocare dal basso, poi ha creato difficoltà. Poi c'è un qualcosa dentro, quando giochi in casa il problema, hai il vantaggio dei tifosi e tutto, però molte volte sei un po' più istintivo, perché vorresti chiudere la partita velocemente, perché tu e là per fare quel gioco devi avere una tranquillità e serenità dentro, oltre a un aspetto fisico importante. Molte volte le sue scelte sono scelte dettate anche soprattutto dall'aspetto fisico, perché se vuoi una squadra che inizia a pressare, a fare un pressing ultraoffensivo, che poi quando si abbassa riparte velocemente, deve avere gamba. Quando c'è qualche giocatore che uno lavora in funzione dell'altro, non ha quell'aspetto fisico importante, come ha detto prima su un calciatore, ha detto non è ancora in condizione, vuol dire che lui questo mette aspetto fisico in una parte fondamentale. Anche se ci sono molti giocatori nuovi, sì, anche, che devono pure cercare di assimilare alcuni concetti e principi suoi, che dico sono facili se hai la mente libera. L'anno che ha vinto a Pescara è stato un anno che venivano dei giocatori dalla C, sì, avevano fame, avevano voglia dell'ambizione. Questo modo di giocare deve avere giocatori che hanno fame, che hanno l'ambizione. A volte puoi avere giocatori di A e di B, ma mentalmente non sono predisposti a un certo tipo di gioco, un certo tipo di calcio, e anche un certo tipo di sacrificio. Sì, un certo tipo di calcio, intendo quello, perché giocare in quel modo ti porta già in ritiro, in preparazione, che il problema secondo me è che il mister ha lavorato anche con 32-33 giocatori in ritiro, perché c'erano contratti degli anni precedenti, e qualcosa poi si paga, perché c'è chi è mentalizzato, chi c'è a testa, chi viene da primavera è mentalizzato, a testa l'ambizione di voler, cioè questa è casa mia, quest'anno per me è fondamentale, e c'è chi c'ha la testa altrove è insoddisfatto, però molte volte camminando i contratti ti fai una ragione, perché è un aspetto economico, però la testa... E la perdi, no, assolutamente. Volutamente ho ottenuto per ultimi i messaggi da casa. Partiamo da quelli tecnici al nostro sito internet tvoggisaleno.it, al link Zona Mista News. Ivano ci scrive: per Novelli, con questa rosa come avrebbe messo in campo la squadra? Parliamo di tattica e modulo ideale, sperando che l'allenatore Novelli non sia solo pragmatico del suo vecchio 4-3-3, direi tramontato. E poi, per la carenza di punte, niente svincolati per il momento, meglio cambiare modulo con due trequartisti dietro la punta, con un 3-4-2-1. Raffaele? Io penso il mercato, io ho l'idea che ci sono troppi tempi che si fa sempre mercato, e la gente, cioè i calciatori non hanno la testa e avere un senso di appartenenza, un'idea di un progetto, ecco, e molte volte ti porta altrove. Ma il 4-2-3 è tramontato, perché penso che molti hanno vinto col 4-2-3, basta che uno
adesso in Portogallo, vai in Spagna, in Francia adesso, ma non è questione di modulo, secondo me è questione che ha idee, che ha un progetto tecnico. Io personalmente quando sono subentrato ho per diversi problemi societari, non avevo più esterni, io ho giocato in 4-3-1-2, 4-2-3-1, però è piaciuto farlo sempre in aspetto dinamico. Secondo me la Siena ha dei calciatori che possono fare diversi moduli in un aspetto dinamico, poi non è da parte mia di mia competenza, però ha delle caratteristiche che possa far calcio in diversi atteggiamenti tattici. Ancora per te, tatticamente chi preferisci tra l'esonerato Bollini e Colantuono? Io opto per il secondo, che adesso si vede qualche spazio di gioco con triangolazioni, pur accettando, accentrando alle punte con uno o due pronti al tiro, e poi tatticamente la manovra a centrocampo ora con passaggi di prima e ripartenza alle punte. Che ne dici della mia disistima vista in TV? Disamina vista in TV. Ma io dico che quando si parte un progetto bisogna portarlo a termine, e allora vuol dire no perché voglio difendere categoria, penso che non sia... Ma allora non esisterebbero gli esoneri? Ma non è che non esiste esonero, io penso che la società fa delle scelte e delle scelte poi vanno sostenute in momenti di difficoltà, e come adesso, ci sono anche dei momenti di difficoltà dopo la sconfitta... È là che bisogna sostenere un progetto, ecco, non farsi prendere il mercato, bisogna lavorare per quello che si ha dentro, perché secondo me la Serena, io vedendo pure le altre squadre, non penso che altre abbiano chissà cosa più della Salernitana, però se sei concentrato dentro quello che hai, secondo me può tirare il meglio ancora, perché la Serena ha dei buoni giocatori, la Serena non è male come squadra, questo è una cosa, anzi è molto più equilibrata rispetto nei reparti di quest'anno che rispetto all'anno scorso. Volutamente le ultime due, una è un'autentica ode alla Salernitana e allo stesso tempo insomma una tirata d'orecchia alla proprietà. Parto da Tifoso 40 che ci scrive a proposito anche delle dichiarazioni che sono rimbalzate oramai in tempo di web, veramente giusto il tempo di proferirle, che già sono di dominio pubblico, di Lotito in campagna elettorale. Tifoso 40 ci scrive: buonasera a voi, che tristi affermazioni quelle di Lotito ieri sera a Caserta, io però purtroppo non mi stupisco e provo a non intossicarmi. Cosa possiamo fare se il governo questo passa? Ad ogni tifoso l'ardua sentenza, se avere un presidente locale ma giocare in Serie D in eterno, o dei mercenari che però almeno ci garantiscono al massimo la Serie B. Il calcio oggi è diventato un business, comporta costi decisamente maggiori rispetto al passato, è facile criticare senza ben analizzare questioni economiche. L'economia, la cassa, il portafoglio, il cuore. Uno a destra, l'altro a sinistra. Al centro i tifosi, mister Novel. Ma i tifosi sono quelli che ci rimettono sempre, perché il patrimonio calcistico è del tifoso, è della città. Ecco, questo è un aspetto importante. Poi società, allenatori, direttori, calciatori sono di passaggio, ma il patrimonio vero è quello dei tifosi, che si devono sempre difendere questo patrimonio che è importante. Poi, come ripeto sempre, lo dirò sempre, in assenza di progetti, di programmi, non arrivi ad ottenere un obiettivo, a mio avviso, e soprattutto poi quando non hai neanche un senso di appartenenza. E allora, quando le calcio scommesse, sì, scommesse, diritti televisivi di sperperi di denaro praticamente hanno ammazzato il calcio, che l'essenza, per me, l'essenza, sì, del, sì, calcio. Raffaele Novelli, ti do del tu e ti chiamo Raffaele perché insomma questa io avrei voluto leggerla per intero, è un messaggio che naturalmente è possibile andare a leggere, è stato assolutamente abilitato sul nostro sito internet, sempre tvoggisaranno.it, al link zona Missa News, perché è un'ode all'amore, alla passione della Salernitana, in un certo senso prova anche a dare delle motivazioni sulla disaffezione della gente. Io proverò a prendere soltanto degli stralci. Che ci scrive Salva 1919, partendo da: si vuole speculare, caro Lotito, ma non sul fatto che tu sia o meno il presidente della Salernitana, sempre riferito al fatto che Lotito avrebbe detto io sono il presidente della Salernitana, il patron, non sono presidente della Salernitana, sono il patron della Salernitana a Caserta in campagna elettorale, Caserta e Salerno, tra le tifoserie non corre buon sangue. Si vuole speculare, ribadisce Salva 1919,
prove sulla nostra passione, sul nostro attaccamento alla maglia, sulla nostra misera storia, che è una storia dignitosa perché è fatta di partite sul campo, di promozioni sofferte, di retrocessioni ingiuste. Nessuno a Salerno ha regalato niente, nessuno ci ha presi per mano, nessuno a livello politico ha preso a cuore le sorti di questa squadra, nessuno, e aggiungo per fortuna, perché quel poco che abbiamo avuto lo abbiamo avuto con le nostre sole forze, senza dover ringraziare qualcuno, e forse anche per questo la nostra passione è sempre stata così grande, perché figlia di sacrifici e sofferenze. Pensa, caro Lotito, pensa al perché oggi tanti ragazzi non sono più su quei gradoni, e poi loro, come tutti noi, non hanno mai dovuto ringraziare nessuno, mai, perché non hanno chiesto niente, semmai hanno dato più del dovuto. E conclude, ma sto stringendo, l'amore non è fatto di ringraziamenti, Lotito, e non è un caso che se ad ogni tua puntualizzazione il numero degli innamorati presenti sugli spalti scende sempre di più. Dici che non bisogna speculare, su questo sono con te, ma a patto che tu sia ad esempio, che la finisca di utilizzarci per i tuoi miseri fini. Il calcio è anche guadagno, lo dici tu, ma per ora a prenderci è stata la Salernitana, e noi che senza di lei non possiamo stare. Raffaele. Molte ti fanno stare questi aspetti, secondo me, di gente che vive. Sì, e, sì. E come io dico sempre, il vivere... Io faccio i complimenti a Salvare 1919, sì, mi ha emozionato, sì, mi ha commosso. Anche me, perché sono... Il tifoso la vive in un modo molto molto diverso, e poi quando non è allo stadio è molto razionale pure, riconosce alcuni aspetti importanti, ma riconosce anche una storia, indipendentemente, ho detto, chi possa entrare in società, certo. A Salerno è il patrimonio che va difeso, e questo è giusto che lo possano fare tutti i tifosi di ogni città, di difendere il loro patrimonio, perché è quello che dà il senso della vita. Oggi come oggi molte famiglie in grandi difficoltà credono ancora in alcuni valori. Se al tifoso gli togli quella passione, quel valore, quell'aspetto importante, secondo me i stadi rimangono vuoti. E quei sogni, e quei sogni. Grazie Raffaele Novelli. Pronostico per domani per Pescara Salernitana? Io mi auguro che possa essere una bellissima partita. Quello sicuramente sarà una partita spettacolare. Che la gente possa divertire, perché allo stadio è spettacolo, è divertimento. Grazie a mister Novelli, grazie agli amici di Zona Mista News. All'appuntamento con la nostra trasmissione, la nostra programmazione, ritorna la settimana prossima, puntuali martedì alle 20:30, sempre su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con... Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.